Benvenuti in questo video, io sono il 95 e siamo su Cooking Craze. Prima di entrare, voglio dirvi una cosa molto importante, che io nell'episodio di Trafficking Macapazzo Lenti che vedrete il mercoledì, spero di riuscire a caricarlo il mercoledì, se no nei primi giorni possibili, o la prossima settimana, non so se sono impegnato. Aumenta un po' il volume dell'audio perché è basso. E quindi non lo so, però nel video ho detto che ero undicesimo perché ho visto la classifica prima di registrare ed ero undicesimo. Dopo che ho finito di registrare ho riguardato e sono 42esimo. Cioè, vabbè, ok, grazie. Cioè, io volevo arrivare nella top 10, ma è difficile, hanno fatto molti livelli, quindi per recuperarli devo fare anch'io tanti livelli. Quindi nei commenti scrivetemi se volete vedere più video di Trafficking Macapazzo Legend. Poi magari una settimana vi registro due video di Trafficking Macapazzo Legend e una settimana faccio Cooking Craze e Trafficking Macapazzo Legend. Ma poi quando finirò di caricare i video di Fortnite Lego, dopo partiremo con più episodi per Trafficking Macapazzo Legend all'inizio, vado a fare avanti un po' di più, o meno quelli che riesco a registrare, se non mi finisco le vite. E poi dopo partiremo con le novità, cioè vedrete nuove cose. Però volevo dirvelo, tornando a questo video è cresciuto bene, e anche in più, se per caso, adesso ho il volume al massimo ed è basso, non so per quale motivo, se per caso vedete meno video di questa serie e delle altre che registro con questa applicazione, è normale perché non posso farlo, perché se non mi registra bene non vi posso caricare dei video che non registra l'audio o il video stesso. Quindi io vi avverto, potrebbe essere che ci sia un casino. Vabbè, il tour gustoso è finito per ora, ecco le tue ricompense che hai dimenticato di raccogliere. Grazie, le raccolgo molto volentieri. Tour costoso. Ok, vediamo. Ah, come ultima ricompensa la 40esima mi dai un potenziamento. Così poco? Quasi un evento con molte ricompense che aspettano di essere sbloccate. Supera i livelli per guadagnare punti e raccogliere e raggiungere la tappa successiva del tour gustoso. Questo è il biglietto gustoso per sbloccare ulteriori premi speciali. Se hai altre domande, tocca il pulsante di domanda per ulteriori informazioni. Ok, questo lo sapevo già, però che me lo dice ogni volta. Ogni volta che dice la nuova stagione te lo dice. Non so per quale motivo, però. Allora, sono arrivato a livello 24. Faccio vedere il passaggio, allora. Anzi, prima vi faccio vedere il nuovo ingrediente. Così almeno vedete il nuovo ingrediente, vediamo qual è il prossimo livello da fare. Ecco il nuovo ingrediente. Cosa sono? Dei biscotti a stella? Delle stelline? Biscotto di pan di zenzero. Ah! Ah, ok. Ah, si atto, immagino questo. Le vorrei assaggiare, però vabbè. Mancano tre pacchi, eh. Manca questo qua, il 28. Questo qua è il 36 e questo qua è il 32, sì, ok. Quindi il prossimo è il 28, quindi arriverò fino al 28 per vi farò vedere la nuova difficoltà, il nuovo ingrediente. E io farò fino al 27 e poi sbloccherò il 28 insieme a voi. Cioè, vedremo il prossimo ingrediente insieme a voi. Io ho potenziato un po' di roba qua intorno e anche le robe per essere più veloce. E quindi adesso sono un po' più potente. Però dovrei potenziarmi tutte le cose con le monete. Adesso in questi giorni mi adopererò per fare un po' più di monete, ma sappiate che è un problema, perché le monete te le danno gratuite. Cioè qualcuna sì, ogni giorno te le danno. Quasi ogni giorno, perché alcune volte hanno solo le vite limitate, oppure ti danno dei potenziamenti. E quindi non sempre ricevi quello che ti serve. Adesso ho 5.524 monete. Potrei potenziare i biscotti e il succo d'arancia. Però per il momento aspetterei. Questo quanto dà? Due monete in più. Questo due monete in più.
Questo qua 2 monete in più, i panini 2 monete in più, il gelato 2 monete in più, tutto 2 monete in più. O una delle volte, quindi ancora peggio. Vabbè, il 28 è il prossimo, eh. Quindi vedremo. Adesso vi faccio vedere il percorso che avevo fatto fino adesso. Cioè, dall'inizio del percorso fino adesso. Allora, livello 1 comincia qua, che è nella piatta. Dove c'è anche l'albero di Natale. Qua si fa l'albero di Natale in questo momento, però non lo so. Magari a Seattle fanno più di un albero di Natale. Oppure festeggiano prima il Natale, non so. Non lo so. C'è anche i pacchi regalo, c'è tutto proprio. Poi arriviamo a questa specie di discoteca. Passiamo sotto alla linea tranviaria. Sotto di qua e sotto di qua. Arriviamo al caffè. Vicino al caffè. E dopo siamo arrivati fino al 24. Adesso faremo il 22 per completare il 22. E dopo andiamo off camera e farò fino al 27. Sbloccando il 28. La ricompensa del giorno. Ah, ecco, vita limitata. Vita limitata e 900 monete. Quindi me le danno, non me le danno tantissime, quindi devo farmare un po' di moneta facendo i livelli in più e facendo il caffè. Altrimenti non devo arrivare a livello 27 prima, non devo fare livello 27 prima di aver fatto qualche moneta, perché se sblocco il 20, se sblocco il 28 e faccio qualsiasi livello indietro, la nuova niente sbuca fuori e quindi non riesco a vedere insieme a voi. Quindi devo aspettare per raggiungere il 27, eh. Prima devo fare qualche moneta. Le vite limitate ce l'abbiamo, quindi non è un problema. Ma vedete quanto sto registrando. 6 minuti e 45. Abbiamo sbloccato i biscotti al pan di zenzero. Questi qua. Questi qua. Biscotto al pan di zenzero. Biscotto di pan di zenzero. È un po' strano da dire. Biscotti di pan di zenzero. Sono troppi D. Però biscotti di pan di zenzero ce l'abbiamo. Ah, vite limitate, grazie. Vabbè, me le tengo, me le riservo per dopo. Ma mi servono. Ah, fammi vedere il tour gustoso. Voglio vedere se ci sono delle cose utili. Ecco, tipo questo è utile. Questo è utile. Ok, ci sono, ok. Se ci sono va bene. 22, vediamo il 22. No, è a tempo. Combo, non butta niente, c'è il tempo. Questo cos'è? Ah, ce l'ho gratuito. Ok, vabbè. Perché ce l'abbiamo gratuito, va bene. Oh, i biscotti vanno lì. Sul gelato? Manca uno lì e due là. Chissà quale arriverà prima. Ah, ci va il pan di zenzero sopra. Ok. Oh, 120, tanta roba. Allora. Vabbè, ma non c'ho il ritmo. Devo avere un ritmo molto più. Rifacciamo il livello. Rifacciamo perché questo livello è difficile, eh. E il tempo ce l'ha, cioè il tempo ce lo dà, però è difficile. Devo partire a canna proprio. Devo avere tutto pronto. Allora, quello più da stellina. Quello separato. Ah, c'è il ghiaccio! È vero! C'è
c'ho il ghiaccio. È vero, è vero. Possiamo servire tutto. Mi ha dato il ghiaccio, quindi sono molto più veloce. Anche se il ghiaccio dovrebbe frizzare le cose, però... Cioè, le frizza, però... No, ho buttato via. Però se non c'è il ghiaccio, se le posso approfittare. Si gioca. Per 1 minuto e 44 abbiamo il ghiaccio, quindi dobbiamo approfittarne. Se riesco a farlo adesso... È incredibile. Ho ghiaccio, quindi posso salire tutto velocemente. Non ho il pericolo che si blocchi qualcosa. Ah no, va via il ghiaccio dopo un po'. Ah, ok. È un casino allora. Pensavo che rimanesse col ghiaccio. Ok. Ok, non è ok, ma voi fate finta che sia ok. Poche coordinazioni però. No, quasi arrivato. Ecco, uno in più non mi serve niente perché non ho abbastanza. Ecco, ho finito il potenziamento. Ho finito. Niente. È andata. Adesso la devo fare senza. Ovviamente questi episodi non sono per farvi vedere i livelli e completarveli, ma è per farvi un contenuto. Per questo li faccio. Ho sbagliato. Riproviamo. Non riesco a fare le combo bene. Perché devo fare le combo per forza. Questo video è solo per fare le combo. Con la stellina ce l'abbiamo. Ho sbagliato. Lo so che ho sbagliato. Non è che me lo devi dire 500 volte. Questo livello è difficile, dovrei farlo off camera perché questo livello richiede molto più impegno. Però adesso con le vite limitate devo provarci, perché sono le vite limitate, quindi dovrei provarci quantomeno. Quantomeno dovrei provarci. Tanta. Centoventi. Faccio 40 ogni tot. Forse devo potenziarmi.
Forse per questo. Aspetta un attimo, usciamo e ci andiamo a potenziale, perché secondo me guadagno troppe poche monete. Andiamo a potenziarci. Vedete quanto sto registrando? Eh sì, ormai abbiamo finito il video, eh. Ormai abbiamo finito il video. Allora, cosa possiamo potenziare? Ogni cosa da 2 o 3, 2 o 1 moneta. Quindi o mi potenzio il caffè, no, il caffè è già per il massimo. Tutti e due i tipi di caffè, quello caldo e quello freddo. Quello a sifone e quello freddo. Potrei potenziarmi il panino, perché è quello che mi chiedono di più, panino e gelati. Però mi aumenta di 2 monete, non è che mi aumenta di tanto. Va bene, potenziamo il panino. Oh, che bel panino. Oh, che bel panino che è quello. Quasi da voler mangiare. Quasi, dico quasi, perché è un panino finto, però va bene lo stesso. Vediamo, adesso con 2 monete in più, vediamo se riusciamo a fare il livello. Ci sto provando insieme a voi, quindi, cioè, è incredibile. Incredibile, proprio incredibile. Sempre 40. Vuol dire che le combo non cambiano. No, ho sbagliato. Cavolo. Ho bruciato. Che posso farci io? Io ci posso provare quante volte voglio, ma nel video non posso registrare troppo. Devo farvi anche altri 3 video, cioè, è possibile, cioè. Il caffè, questo. Ok, siamo a 90. Duecentocinquanta? No, dai, che passo. Quando finisci il livello, che c'ho l'ansia. Trecentoquindici? No, ho bruciato. Ho bruciato. Cavolo, mi son destato col bruciato. Oh, però ci sto provando insieme a voi, eh. Questo è difficile. Non è targato difficile, c'è proprio nel cino, però è comunque un livello molto difficile, perché devi salire tutti e non farli andare via e fare combo. Quindi è un casino. Ok, io non parlo molto perché sto concentrato, eh. Centoventi.
160, faccio 40 ogni botta. Ok. Non dimentichiamoci di raccogliere sempre le cose. Siamo a 240. È qua che vado in crisi. No, per pochissimo. Se voglio riprovare. No, per pochissimo, se ho quelli fatto. Senza usare i potenziamenti addirittura, quindi incredibile. Ok. Ma il gelato alla menta non lo vuole nessuno con la stellina. Siamo a 120. Incredibile. Trecentoventi. No, 360. Provo. Ok, allora. Ce l'ho fatta. Incredibile, col potenziamento finale, che quello me lo danno gratuitamente, quindi ogni tot me lo rigenerano. Quindi anche se l'ho usato adesso, me lo ridanno poi dopo, fra qualche giorno. Quindi, va bene. Non pensavo, però ce l'ho fatta. L'avevo tutto pronto, la facevo senza, però per farvelo vedere in video, siamo già a 23 minuti, quindi non volevo fare un video chilometrico per questo. Adesso partirà la pubblicità. Vediamo che pubblicità è. Ornella attrice, Vanoni. Volete scaricare questo gioco? Scaricatelo. Curioso. È gratuito. Ero sicuro che fosse corretto. Forse muti? Sì, corretto, bello. Questa parola è un suggerimento per la frase principale e le altre risposte. Ok, un attimo, eh. Pertanto, il nostro compito ora è trovare l'indice e mettere le lettere corrette. Ok, ho stoppato un attimo. Così magari questo gioco ve lo porto più avanti. L'ho stoppato un attimo per vedere un attimo com'era il gioco. Magari questo gioco, quel gioco lì ve lo porto più avanti, quando avrò terminato alcune serie che adesso sto portando. Ok, livello 22 l'ho completato al 100%. E se avete visto il livello 20, 21 l'ho completato al 100%. Nonostante nello scorso episodio vi avevo fatto vedere il 20 o il 21, se non mi ricordo quale, e non l'avevo passato perché c'era il livello più conoscino, o comunque era difficile il livello, quindi ci ho messo un po'.
poi l'ho passato, quindi ce l'ho fatta. Livello 23 com'è? Ah, monete e non buttare via niente. Quindi vi ripeto, quel potenziamento che ho usato adesso me lo rigenera. Quindi io posso, ho fatto bene a utilizzarlo, perché tanto me lo rigenera, perché tanto vale utilizzarlo. E poi lui dopo qualche giorno me lo ridà, e io posso usarlo in un altro livello. Quindi per questo l'ho usato. Ed era anche perché non volevo farvi vedere un video chilometrico, quindi ho dovuto passare il livello. Quando se ne clicchiamo il caffè, fate questa cosa qua, leggete il più possibile. Ed è un livello che devo andare avanti finché non perdo. Finché nessun cliente si arrabbia, o non brucio niente, o non butto via niente. È un livello anche un po' a tempo, però non dovrebbe essere brutto come livello. Anzi, lo devo fare perché questi giorni, perché devo accumulare un po' di moneta, perché avete visto il ristorante, devo fare un po' di potenziamenti, se no non abbiamo le cose al massimo. E per poter, e per avere il 100% del gioco mi ho fatto le cose al massimo, quindi devo ottenere tutti i potenziamenti fatti e fare tutti i livelli al 100%. Questo consiste nel farli 3 volte ciascuno. Sono arrivato fino al livello 23, l'ho già completato una volta. Per completarlo la seconda volta serve questa roba qua. Secondo me stai riuscendo bene il video. E niente, quindi dopo farò il 24. Il 24 com'è? Ah, combo. Combo è un problema, però se mi dà pochi clienti è un casino. Va bene, dai. Siamo arrivati al livello 23-24 e vi ho fatto vedere l'ingrediente del 24. Quindi il prossimo sarà il 28, che sarà qua. Questo qua davanti, poi passeremo dietro alla torre, andiamo vicino al Public Market Center, passeremo davanti al Farmers Market e andremo fino alla barca, allo yacht, o barca o nave, comunque nave, dai, una nave, più che altro. Non diciamo cose che non vanno bene. Poi c'è anche la ruota panoramica a Seattle. Queste due cose sono a Seattle in questo. Ogni ambiente che troviamo. In ogni città dovrebbero essere le reali cose che ci sono in quella città lì, quindi dovrebbero aver realizzato le stesse cose. Siamo arrivati a questo livello, quindi spero che il video vi sia piaciuto. Mi dite sul like, abbiamo fatto un po' di progresso, abbiamo fatto un livello veramente complicato che potevo fare senza potenziamento, ma tanto il potenziamento me lo rigenera, quindi non abbiate paura, semplicemente me lo ridà. Sempre se adesso dopo questo video qua non vedano il video e dicono: ah, allora non te lo diamo più potenziamento, grazie comunque. Però non dovrebbe, cioè, se no finiamo il gioco, cioè io smetto di giocarci, perché se non ho potenziamenti per andare avanti non posso farlo. Altrimenti questo livello potevo anche evitare, ma per non fare un video chilometrico potrei provare anche tante volte, perché tanto avevo le vite limitate. Però non volevo fare un video chilometrico. Quindi, sperando che il video vi sia piaciuto, mettete un like, un commento, condividere, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. A presto!